Abbiamo preso i due top di gamma del mondo degli e-reader di Kobo, i lettori di libri digitali che ormai vanno tanto di moda soprattutto con le festività in arrivo, e li abbiamo confrontati cercando di capire quali sono le differenze per quanto riguarda il design, le specifiche tecniche, ma anche l'autonomia e la facilità d'uso. Parliamo del Kobo Aura One e del Kobo Aura H2O, che vediamo subito qui su Hardware Upgrade nel nostro confronto diretto. Inutile girarci intorno, gli italiani non sono certo un popolo di lettori e le ultime indagini confermano questo dato. Addirittura 33 milioni sono le persone con più di 6 anni che dichiarano di non aver letto neanche un libro in un anno. In questo stesso periodo però la tecnologia che ha fatto passi da gigante ha visto aumentare l'uso degli smartphone e dei tablet, e dunque perché non portare anche sul digitale i libri? Una delle prime a farlo è stata Amazon, che con i suoi famosi Kindle ha permesso a molti utenti di divenire lettori accaniti. A seguire sono poi giunti i primi reader di Kobo, che negli anni ha ampliato la gamma di prodotti riuscendo a conquistare un'importante fetta di mercato. Kobo Aura One è il top di gamma, capace di offrire la migliore esperienza di lettura in assoluto, mentre Kobo Aura H2O, lo dice il nome stesso, è impermeabile. Iniziamo innanzitutto dal design. Da una parte Kobo Aura One è un dispositivo dall'aspetto classico, in qualche modo meno originale del Kindle o del Tolino concorrenti, ma Kobo guarda più alla sostanza, e di sostanza in Aura One ce n'è davvero tanta. Il rapporto di forma 4 terzi con un display da 7.8 pollici contro i 6.8 pollici del Kobo Aura H2O cambiano il modo di leggere per l'utente. Quest'ultimo dovrà adattarsi ad un dispositivo ben più grande rispetto all'H2O, ma anche alla concorrenza che spesso non va oltre i 6 pollici. Con il Kobo Aura One sembrerà di tenere in mano un piccolo tablet più che un e-reader, ma questo permetterà comunque di utilizzarlo bene anche con una mano, grazie soprattutto allo spessore davvero minimo di 6,9 mm e al posteriore caratterizzato da una texture in rilievo che garantirà una presa sempre sicura. Dimensioni più piccole, in qualche modo più portatili, per alcuni utenti si avranno con il Kobo Aura H2O. I due dispositivi possiedono un pulsante di accensione e spegnimento nella parte posteriore alta del Kobo, in una posizione non troppo comoda, ma comunque facile da individuare grazie al pulsante grande e colorato. Le scocche del Kobo sono dure e compatte, nel complesso gli e-reader risultano robusti anche in situazioni estreme di sollecitazione. Oltretutto gli ingegneri, per quanto riguarda la versione impermeabile, hanno ben pensato ad una costruzione ad incastri che permette la fuoriuscita dell'acqua in caso di immersione, in modo tale da non avere problematiche nell'andare avanti dei mesi o anche degli anni di utilizzo. La parte anteriore risulta invece completamente liscia, senza la presenza di tasti a sfioramento per il cambio di pagina, anche se la cornice larga di circa un centimetro rende piacevole l'appoggio delle dita, migliorando la presa dei dispositivi. Parlando dei display, i due Kobo puntano al massimo. In Aura One potremo contare sulla presenza di ben 9 LED bianchi e 8 LED RGB, capaci di variare la tonalità in base all'orario della giornata grazie al sistema denominato Comfort Light Pro. In questo caso il display è da 7.8 pollici, caratterizzato da un pannello e ink carta da 300 ppi, con una risoluzione di 1872x1404 pixel. Il pannello è incredibilmente lucente, grazie alla presenza del sensore è possibile regolare l'illuminazione sia per intensità che per tonalità in modo del tutto manuale o lasciando fare a Kobo in maniera automatica. Per il Kobo Aura H2O invece parliamo di un ink carta da 6.8 pollici con una risoluzione di 1430x1080 pixel e 265 ppi. È un pannello capacitivo e anche in questo caso è presente il sistema Comfort Light Pro, anche se manca un sensore di luminosità automatica. Per questo si dovrà modificare la tonalità del pannello manualmente, impostandola a precisi orari. A livello hardware, quello che interessa effettivamente l'utente riguarda il quantitativo di memoria per l'archiviazione degli ebook e la effettiva velocità di cambiare pagina e quindi riprodurre il testo rigenerando sulla pagina. Per quanto riguarda la memoria di archiviazione, abbiamo 8 GB di spazio nel Kobo Aura One, come anche nell'Aura H2O. E questo permette di caricare oltre 6.000 ebook nella memoria prima di vedere esaurire lo spazio, che non potremo aumentare vista l'assenza di uno slot per la ipotetica micro SD.
Per il resto, i due e-reader si comportano praticamente allo stesso modo, con un refresh delle pagine simile in termini di velocità, sintomo che l'hardware utilizzato è similare. Per entrambi l'uso del PDF rende ancora macchinosa la lettura, con l'ingrandimento del documento lento e davvero poco utile per un utilizzo quotidiano. Anche se con Kobo Aura One e i suoi 7.8 pollici ci si potrebbe davvero sbizzarrire. Da un punto di vista di usabilità, i due dispositivi di Kobo utilizzano un'interfaccia grafica personalizzata dall'azienda, che modifica in qualche modo la facilità o meno del lettore nell'uso quotidiano degli e-reader. Kobo ha rinnovato completamente la UI proprio da poco, e l'ultimo aggiornamento ha reso molto più intuitivo e più facile utilizzare il lettore digitale, soprattutto per la onnipresenza sulla sinistra del menu principale, che porta l'utente a modificare ogni caratteristica, dal fonte alle interlinee ai margini, ma anche al sistema di navigazione delle pagine. La schermata home di Kobo è stata studiata per risultare immediata e completa, ed in effetti tutte le informazioni più importanti sono presenti, e a questa si aggiungono anche suggerimenti per ulteriori letture. A differenza dei Kindle di Amazon, che possono leggere solo i propri mobi o i PDF, con i Kobo non abbiamo problemi nella lettura di EPUB o di altri formati. Qui possiamo sbizzarrirci, e l'importanza di uno store integrato che permetta di scaricare i libri nell'immediato senza dover passare per PC o Mac o altre soluzioni è senza dubbio rilevante. In questo i Kobo sembrano riuscire a realizzare a perfezione il loro lavoro, proponendo un catalogo importante di contenuti da poter acquistare. Inevitabile non sottolineare anche la potenzialità dei due Kobo Aura con l'acqua. In questo caso la presenza della certificazione IPX8 indica che potremo portare i nostri lettori digitali davvero in ogni dove, e soprattutto anche in acqua. Parlando ora della durata dei lettori, sappiamo bene come le autonomie di un e-reader non possono essere confrontate con quelle di uno smartphone. Oltretutto, non è mai semplice riuscire a stimare l'autonomia del lettore digitale, soprattutto perché l'utilizzo può variare in base alla luminosità a cui si è abituati a leggere, all'utilizzo del wifi, come anche al numero di volte in cui si ricarica la pagina. Tecnicamente sappiamo come nel Kobo Aura One l'azienda abbia posto una batteria da 1200 mAh, mentre nel più piccolo Kobo Aura H2O si è riusciti addirittura a porre una 1500 mAh. Le differenze sono praticamente minime, visto che si riescono ad ottenere letture continuative per almeno 3-4 settimane, ed è una durata comunque buona per un lettore digitale con un alto contenuto di tecnologia, e soprattutto con la presenza dei vari sensori di luminosità o di cambiamento della tonalità del pannello. Infine parliamo dei prezzi. I prezzi variano dai 229 euro per il Kobo Aura One ai 179 per l'H2O. Prezzi importanti per un lettore dei libri digitali, ma la tecnologia sappiamo che ultimamente si paga, e di certo entrambi i Kobo non possono non essere considerati prodotti di alta qualità. Con questo è tutto, mi raccomando, continuate a seguirci qui su Hardware Upgrade, e iscrivetevi al canale, e chiaramente date un like al video se vi è piaciuto.